Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le nostre associazioni, ai ragazzi delle scuole, a tutti quanti. Oggi siamo qui davanti al nostro monumento per celebrare la festa della liberazione, per rendere omaggio ai nostri defunti e per ricordare che la libertà, così come la pace, non deve mai essere data per scontata. Libertà, pace, ma anche democrazia, solidarietà e giustizia, che sono valori e i pilastri della nostra Costituzione, che non si devono prestare a futili divisioni politiche, ma anzi dovrebbero unirci tutti sotto il nostro tricolore. Lascio la parola adesso a Marco Fenaroli, che è stato presidente della sezione provinciale ANPI, per il suo intervento. Grazie per l'invito, è un'occasione per riflettere, si dice, per celebrare la liberazione. La prima domanda che deve venire in testa è: liberazione da che cosa? Perché liberazione vuol dire che ci si è liberati, la libertà è frutto quindi conquistato, e da che cosa ci si è liberati? L'Italia si è liberata dalla guerra. L'Italia era stata portata in guerra nel 40 dal regime che della guerra aveva fatto il suo obiettivo finale. Basta ricordare che il motto dell'educazione del regime era libro moschetto. Quindi ricordare che faceva proprio parte del programma politico del regime fascista. Una guerra che ci ha portato l'Italia a diventare un paese aggressore dell'Albania, della Grecia, della Jugoslavia, della Francia, della Russia, dell'Unione Sovietica. L'Italia è diventata questo. Poteva benissimo non farlo, ma in quel tempo l'imperialismo era il modo in cui si credeva di poter fare importanti e grandi le nazioni e gli stati. Portò all'alleanza organica con il regime nazionalsocialista, detto nazista, di Hitler, e anche quello non era un fatto obbligato. È stata una scelta chiara che nel 1938 ha portato anche alla promulgazione di leggi razziste, leggi diciamo più gentilmente razziali, che discriminavano gli ebrei, gli si portava via tutto, la casa, la radio, non potevano più lavorare, i bambini e le bambine non potevano più andare a scuola. Questo è stata anche questa una scelta precisa. Quindi imperialismo e razzismo, da questo ci si è liberati. Ci si è liberati dall'occupazione nazista, perché dopo l'8 settembre i nazisti organizzarono l'occupazione di tutta Italia, e nel nord dell'Italia, nella parte nella quale gli alleati dal sud non erano arrivati, aveva insieme a Mussolini organizzato la Repubblica Sociale Italiana, che aveva la sua capitale nella nostra provincia, a Salò. Ci si è liberati quindi insieme dalla guerra, dall'occupazione, dalla dittatura fascista, perché finalmente dopo l'8 settembre l'Italia, la stessa monarchia, decise di rompere con gli alleati tedeschi, ma insieme ci si è liberati quel 25 aprile dalla fame
e dalla paura, perché non ci si ricorda di questo, forse qualche nonno ricorda ancora, noi eravamo ridotti, il popolo italiano era ridotto alla fame. Ricordo che Italia unica in tutta l'Europa occupata dai tedeschi nel marzo del 43 e nel marzo del 44 gli operai delle grandi industrie del nord Italia scesero in sciopero. Adesso diciamo la nostra retorica contro la guerra, ma prima scesero in sciopero per avere le derrate alimentari per poter stare in piedi, per poter lavorare. Scesero a Brescia, per esempio, all'OM, scesero in sciopero per chiedere anche le camere all'aria, perché allora si andava in bicicletta. Quindi rivendicazioni molto concrete. Ma si scioperava a rischio della deportazione in Germania, perché a migliaia gli operai da Genova, Torino e Milano furono deportati in Germania nei campi di concentramento, dove si moriva di fame ma si andava per lavorare per l'industria di guerra tedesca. Tanto è vero che gli operai dell'OM di Brescia non vennero deportati perché l'OM lavorava come industria di guerra. Quindi non erano deportazioni immotivate. C'era uno scopo ben preciso, quello di poter far continuare alla Germania la guerra di occupazione. Liberati, ci voleva liberare dalla fame, ma anche dalla paura, perché i bombardamenti subiti erano una realtà che per 3 anni sopra l'Italia e anche sopra la nostra città e la nostra provincia si abbatterono. Ma chi è che ha consentito di liberare l'Italia? Sono stati i giovani e le giovani, uomini e donne, che hanno deciso di non andare in guerra. Può essere passato addirittura per un atto di codardia. E allora mi preme ricordare la differenza sostanziale che esiste esisteva tra la scelta di non andare in guerra nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana e quella di andare. Quelli che non andavano erano soggetti a bando di morte, e le famiglie di quelli che poi scappavano in montagna erano continuamente ricattate dalla polizia fascista. Questo è quello che succedeva, perché adesso, passati i decenni, si dimentica. E chi andava in montagna, una bella differenza tra fare il soldato nella Repubblica Sociale e fare il partigiano. I partigiani non avevano né scarpe né armi, e non è solo questione di canzoni. Le prime due azioni partigiane fatte nella nostra provincia sono il furto di scarponi al calzaturificio Brixia di Sant'Eufemia e l'uscita clandestina, c'è chi dice anche non mal vista dalla direzione della fabbrica, di armi a pezzi dalla Beretta di Gardone Valtrompia. Quindi non è che chi andava nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana aveva, a parte l'alleanza con i tedeschi, a parte le caserme, a parte gli ospedali, poteva mangiare tranquillamente. Quindi fate un po' mente locale la differenza delle due scelte. Quanti sono stati? Quanto è costata la guerra di liberazione? È costata 54.000 morti. 54.000 che stavano dalla parte degli alleati sono morti. 600.000 militari italiani che hanno rifiutato di giurare fedeltà al Terzo Reich sono stati deportati nei campi di lavoro in Germania, dove si moriva di che cosa? Di fame, di malattie. 600.000 è un contributo decisivo dei militari che si sono rifiutati di giurare fedeltà al Terzo Reich e a Mussolini, che hanno impedito che l'esercito
costituisse l'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Infatti si chiamano bande, le bande della Repubblica Sociale Italiana non combatterono mai contro gli alleati che avanzavano da Sud Italia, combatterono soltanto contro i partigiani. Cioè, occorre un po', mi tocca l'obbligo di ricordare queste cose. 600.000 internati e moltissimi alpini della nostra provincia, più di 700 che sono enumerati, che sono morti nei campi appunto di lavoro. Ricordo queste cose per dire che la libertà è stata conquistata, per questo si parla di liberazione. E che cos'è che ci ha dato questa liberazione? Ci ha dato la possibilità a noi italiani di farci la nostra Costituzione con un Parlamento eletto, perché lo ricordo, l'Austria per esempio fino al 55 è rimasta occupata dagli americani, la Germania fino alla fine degli anni 80 era divisa in due con zone di occupazione. No, noi che venivamo da una sconfitta militare del regime fascista, ci siamo, De Gasperi si è potuto presentare alle sorgenti Nazioni Unite e negli Stati Uniti come presidente di un paese malconcio ma che poteva avere la propria indipendenza. Sono cose da poco, credo di no. Nel mondo con la sovranità limitate, la nostra Repubblica si è data i propri principi sulla base di che cosa? Del lavoro degli oppositori, perché il Parlamento eletto nel 1946 come Assemblea Costituente era composto per la stragrande parte di oppositori del regime, di quelli che erano stati in galera, di quelli che erano stati in esilio, di quelli che erano stati al confino. È da lì che deriva la forza morale della nostra Costituzione. Io sento spesso parlare di valori della Costituzione. Io uso un altro termine, principi. Siccome raccolgo giuramenti dei nuovi cittadini italiani che giurano di essere, come poi fanno i sindaci, fedeli alla Costituzione, di rispettare le leggi, ecco, gli dico che si dice, il giuramento usa il termine osservare, gli dico osservare in italiano vuol dire anche guardare. Nel caso della Costituzione si tratta di obbedire ai principi, che quali sono? Lavoro, un articolo 1, solidarietà, articolo 2, uguaglianza, articolo 3. Questi sono i principi costituzionali dei quali, da chi viene eletto, ma da tutti i cittadini e cittadine, dobbiamo rispettare. Sono stati sempre rispettati, no? Perché per fortuna la nostra Costituzione è un continuo divenire, sono obiettivi da raggiungere. E questo infatti dice l'articolo 3, che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno dispiegamento della personalità umana. Quindi dobbiamo impegnarci, già il parroco nella sua bella omelia ci ha indicato l'impegno civico come una parte concreta della nostra vita. Non è facile, ma se ci mettiamo insieme allora davvero facciamo la comunità. Io faccio l'assessore ai servizi sociali, sento spesso parlare di comunità. Comunità c'è se ci sono quelli che la fanno, da sola non esiste. Spetta molto ai comuni, spetta molto alle associazioni, ma spetta molto a ognuna e a ognuno di noi. Quindi questo non è un fervorino, è proprio una constatazione di come si può tenere insieme la nostra società. E la Costituzione ha corso parecchi pericoli. Io purtroppo appunto sono anziano, ricordo quelli che sono qui, si ricorderanno gli anni 70 che abbiamo passato, dove quelli che proclamavano la continuità con la Repubblica Sociale ci hanno messo le bombe in Piazza Fontana, hanno messo le bombe in Piazza della Loggia, hanno messo le bombe alla stazione di Bologna. Cioè, gli attacchi alla nostra Costituzione, alla nostra democrazia non sono mancati. Com'è che abbiamo risposto? Uso il noi perché
c'ero dentro e ci sono ancora, rispondendo con la grande unità, una larghissima unità, che appunto abbiamo chiamato antifascista, perché alla Costituzione, alla libertà, dobbiamo rimanere molto attenti. Ho sempre presente la frase che ha detto Kamala Harris, eletta vicepresidente degli Stati Uniti: democracy is an act. La democrazia non è data una volta per tutte, è un atto che si deve continuamente rinnovare, è un atto sul quale dobbiamo stare appunto non solo legati sentimentalmente, ma legati appunto attraverso il lavoro e l'impegno dentro le istituzioni democratiche e attorno alle istituzioni democratiche. Io vi ringrazio dell'invito, sottolineo l'importanza della presenza del comune, dell'amministrazione comunale ufficialmente a questa festa che purtroppo torna ogni tanto contrastata, e credo che sia un momento importante non solo per noi che siamo qui, ma anche un segno per tutti quelli che possono guardare a questo come un riferimento importante. Grazie, viva l'Italia. Grazie Marco. Adesso è il momento delle scuole. Prego. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando inizia a mancare. Piero Calamandrei. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio, è il sangue di mio figlio morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. O tu che passi, non lo strappare, è il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase a far guardare la libertà. Gianni Nerdai. Viva la libertà! Viva la primavera che viaggia liberamente di frontiera in frontiera, senza passaporto, con un seguito di primule, mughetti e ciclamini, che attraversando i confini cambiano nome come passeggeri clandestini. Tutti i fiori del mondo sono fratelli. Gianni Rodari. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni, poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Giuseppe Colzani. Articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 13. La libertà personale inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Voi che vivete sicuri nella vostra tiepide casa, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, con una rana di pelle. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati tornano il viso da voi. Primo Levi. Gianni Rodari ha voluto indicarci che la strada giusta per vivere in armonia con tutti è quella di prendere coscienza del fatto che siamo tutti uguali, tutte persone, indipendentemente da dove viviamo, dal colore della pelle, dalla nostra cultura e religione. Se tutti prendessimo esempio dalla luna che abbraccia tutti i popoli con la sua luce, senza fare alcuna distinzione, la Terra sarebbe un mondo migliore. La luna di chi è?
Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma sono sempre quella la luna protesta. Non so mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti. Dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto. E i miei raggi viaggiano senza passaporto. Gianni Rodari. Ho dipinto la pace. Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi e vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, alcuni molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per il volto dei morti. Non avevo il giallo per le sabbie ardenti. Ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi e il celeste per i chiari cieli splendenti. Ma e il rosa per il sogno e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace, Tali Sorek. Bravissimi, vedo anche una rappresentanza della Caprettini, prego Giulia. L'hai fatto tu il disegno, Giulia? La nostra storia, per la libertà, la democrazia e la pace. Oggi 25 aprile, buon compleanno Italia. Adesso cantiamo l'inno? Aspetta lì. Non c'è.